Ciao a tutte, comunicazione oggi di servizio, quindi video rapidino e bruttino. Ieri sera stavo rispondendo ad una ragazza che mi aveva fatto domande sugli ordini dal sito iherb.com, se c'era da pagare dogana, se accettavano poste pay, eccetera. Allora, io anche in un post, come ho scritto, ho sempre detto che non ho mai. Io ho fatto circa 6 ordini, non ho mai pagato dogana, non ho mai avuto problemi. Le ultime parole famose, oggi sono andata alla posta a ritirare una raccomandata, pensavo fosse il pacco, invece erano modulini e modulazzi da compilare, da mandare alla dogana per dirgli che non sto importando medicinali strani. Diciamo che queste qua è, come si chiama? È l'ufficio della sanità aerea, il Ministero della Salute. Quindi diciamo hanno paura che vengano importati integratori o roba strana da fuori, perché sti geni del male di iHerb scrivono sull'oggetto del pacco, scrivono integratori, quindi questi chissà che se pensano. Invece dentro c'è di tutto tranne integratori, infatti devi dichiarare cosa c'è dentro. Io ho scritto: guarda, ci stanno pennelli da trucco e maschere per il viso. E quindi niente, bisogna compilare questi modulini, nome, cognome, cosa c'è dentro al pacco, bisogna allegare la fotocopia del documento, della carta d'identità e anche la fattura di quanto hai pagato. Ma alla fine, non lo so, un ordine medio di iHerb quanto è? 20 dollari, ti faranno pagare 2 euro di dogana forse, ma non credo neanche, perché comunque sulla cosmetica non dovrebbe neanche esserci dogana, quindi non lo so, vedremo se mi faranno pagare la dogana, ma insomma, comunque si tratta di poca roba. Più che altro la palla, compila sti tre moduli, mandagli vabbè, alla fine, insomma, poca roba. Però la cosa strana è che questa è l'unica volta in cui mi sono fatta mandare il pacco a casa e mi hanno fatto tutta questa trafila. E quindi io mando i moduli, aspetta, lo sdogano, lo rimandano, eccetera, eccetera. Mentre tutte le volte che io l'ho fatta arrivare in negozio, non mi hanno mai mandato niente. Quindi vi dico, se avete un negozio, un ufficio dove appoggiarvi, è più difficile che vi mandino tutta questa trafila. Vabbè, niente, quindi ora vedremo come va a finire, però insomma io ho compilato i tre moduli che hanno mandato. Uno, questo qua, lo dovete. C'è uno, questo, il Ministro della Salute, va compilato fronte e retro. Vi chiedono sempre le stesse cose: nome, cognome, dove abiti, codice fiscale, cosa c'è nel pacco e da dove viene. Io ho scritto tutto quanto, firmettine qua e là, e tutto questo malloppo di roba mi ha mandato all'indirizzo che vi segnano, che è l'aeroporto, l'indirizzo dell'aeroporto di Milano Linate. E niente, dicono: devi, dopo quanti giorni si hanno dal ricevimento di questa lettera, si hanno per una quindicina di giorni, insomma l'ho letto da qualche parte, una quindicina di giorni per mandargli sta roba. Alla fine si tratta di comprare altri moduli e mandargli due fotocopie. E vedremo un po' come finisce, poi vi terrò aggiornato e vi farò sapere. Comunque vedi, cioè proprio ieri ne parlavo. E niente, vabbè, manderò questo, tanto alla fine non sarà un granché di dogana, semmai bisogna pagarla. Non lo so, sulla cosmetica normalmente no, dicono che finché prendi solo due pezzi di un prodotto, tipo io ho preso due maschere, su quelle non dovrebbe esserci dogana. Comunque, vi terrò aggiornata, vi farò sapere. Per quanto riguarda i metodi di pagamento, io ho sempre usato Mastercard per iHerb, quindi non ho idea se la PostePay venga accettata o no. La PostePay alla fine è una Visa. È un Electron Visa, quindi non so se loro accettano il circuito Electron Visa, ma penso di sì, è una carta di credito, insomma, come le altre. E basta, queste erano le info, le ultime aggiornamenti. E non so, anche a voi è capitato magari di ricevere questa roba, l'invito a compilare tutti questi moduli? Perché qua infatti dice: il contenuto dichiarato integratore alimentare. Sti mongolini non hanno capito che poi in Italia leggere che cosa c'è dentro al pacco, cioè giustamente magari questi dicono: oddio, che questo sta ordinando questa, cioè importiamo Viagra di contrabbando, medicine strane da spacciare in Italia. Quindi è giusto che loro facciano i controlli, forse magari è meglio che
proverò a scrivere a quelli di Erbe dicendogli: guardate, forse è meglio che quando mandate questi pacchi scriviate dentro magari cosmetici. Vuoi che loro vendono, però principalmente è un sito che vende integratori alimentari. Quindi loro metteranno quello in automatico e mandano. Comunque, vedremo un po' se sto pacco riesce ad arrivare. Ovviamente non farò più recapitare il pacco a casa, ma continuerò a mandarlo al negozio che non ho mai avuto problemi. Arriva tranquillo e sereno. Vabbè, niente, bacioni. Ciao ciao ciao.